Buonasera amici. Buonasera. Apriamo l'ora che la faccio sull'ultima partita. A parte il fatto che l'ho creato, quello sicuramente, sono state delle situazioni davanti alla porta importante, secondo me ha giocato un ottimo primo tempo in fase difensiva, mettendo spesso in difficoltà gli avversari, praticamente non abbiamo concesso niente nel primo tempo. È sembrato però nel secondo la reazione della squadra un po' non confusionaria, quasi frenetica. Ecco, sei d'accordo con me oppure come l'hai vista la reazione dopo il gol? No, hai ragione te. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, soprattutto la parte finale, dove non abbiamo più permesso agli avversari di avvicinarsi alla nostra porta, dove abbiamo concesso un tiro da quasi 40 metri. Poi nel secondo siamo partiti subendo subito questo gol, gol evitabile, dove non bisogna commettere fallo, dove bisogna stare attenti su quel posizionamento, quella linea, sulle palle, sulle posizioni laterali. Però può capitare, cosa che non deve capitare è il fatto che nel momento che prendiamo gol, alle volte non riusciamo più a essere quelli arrembanti e propositivi che eravamo nel primo tempo. Sì, abbiamo creato quella situazione limpidissima con Giulio, siamo arrivati al cross due o tre volte con Vignani, dove potevamo, una volta Giasi, una volta la poteva mettere forte davanti al portiere, però più che frenetica o dove ci siamo un po' disuniti, secondo me non siamo più riusciti ad entrare con frequenza dentro la loro area di rigore, dove rispetto, faccio l'esempio della gara del Sassuolo, invece, che era una situazione simile, siamo invece riusciti di più a creargli delle situazioni di pericolo, però poi ci sono anche gli avversari che passano in vantaggio, che pensano solo ed esclusivamente a chiudere tutti i marchi, a non concederti nulla, però le palle per far gol, per pareggiarle almeno non le abbiamo avute, sono palle 3-4 dove non puoi in questo momento sbagliare, anche se in un percorso di crescita e soprattutto all'inizio sono situazioni che possono capitare, ma quello che voglio dire è che sono contento se la base dovesse essere questa, nel senso perdere mi sta iniziando a far arrabbiare troppo, perché non esiste perdere queste partite, però giochiamo e siamo una squadra che dal punto di vista del palleggio sa quello che deve fare, compone e riesce ad andare spesso alla conclusione, riesce ad avere il dominio della gara. È normale, se poi l'analizziamo in base ai risultati, stiamo perdendo, qualcosa stiamo sbagliando ed è normale che qualcosa tutti in più dobbiamo dare. E ti spieghi, diciamo, questo stato mentale anche forse un po' della squadra, che ha voglia di fare risultato, bene, qualche situazione anche non positiva però dal punto di vista fisico c'è nella squadra, quello che abbiamo visto. Ma dal punto di vista fisico in questo momento qua, se c'è qualche problema, può essere su alcuni giocatori che non sono in condizione. Il resto della squadra ha fatto il ritiro, siamo alla terza giornata, abbiamo fatto gare ufficiali di Coppa Italia e penso che dopo tot allenamenti qualsiasi professionista è in grado di proporre prestazioni oltre i 90 minuti di altissimo livello. È normale, la condizione non la può avere il Calabino, non la può avere il Ragusa, possono avere quelli che in questo momento sono rientrati in pianta stabile, ma che chiaramente sono mancati a tanti allenamenti, vengono da qualche acciacco, devono recuperare la condizione. Quindi le nostre sconfitte per quanto riguarda questo non ci stiamo neanche a pensare, perché fisicamente stiamo bene, teniamo bene fisicamente fino alla fine. Ripeto, se stanno arrivando risultati negativi, chiaramente è per colpa nostra, chiaramente è in alcune situazioni stiamo mancando, ma mettere la firma per creare ancora quelle palle gol che stiamo creando in queste partite qua, ed è normale che un po' di cinismo, un po' di furore, un po' tra virgolette essere un po' più furbi in certe situazioni. Penso alla palla di Giasi nel primo tempo, dove Calabino e Ricci, se sono un po' più scaltri, si mettono davanti all'avversario e lo spingono in porta. Sono situazioni dove sono convinto che i ragazzi stanno soffrendo per le vittorie che non arrivano.
sono convinto che le prestazioni sono queste. Io devo essere fiducioso per pensare positivo, perché se la base è questa, ripeto, possiamo solo ed esclusivamente che migliorare. Mora non avrò avuto il problema, come sta e chi è che lo può per la prossima volta? Mora è sempre stato bene, ha chiesto il cambio per un problema un po' alla schiena, ha fatto un lavoro differenziato i primi giorni, è rientrato e devo dire che è rientrato, ma lo stiamo monitorando, non è al 100% a disposizione e vediamo se utilizzarlo o meno. Ciao mister, volevo ricordare anche su un altro singolo che è Mastimo, un ragazzo molto sfortunato la scorsa stagione, abbiamo visto anche ad Ascoli dare un premio speciale per il play della scorsa stagione, chiedo come sta anche lui perché hai avuto modo di osservarlo, tutti lo stiamo aspettando, insomma, che torni in campo. No, sono contento che hai fatto il nome di Beppe perché è un ragazzo sempre sorridente, nonostante le difficoltà. Lo sfortunato periodo è sempre lì presente al campo, è rientrato dalla settimana scorsa col gruppo, chiaramente arriva da tanto tempo di inattività, il problema è stato serio e il ginocchio chiaramente adesso sta bene, però bisogna stare attenti ad altre situazioni, non sovraccaricarlo e non metterlo nelle condizioni di farsi male. Però è un calciatore, ripeto, che con il suo carattere è un ragazzo che sorride sempre, è entrato bene, mi piace, è un ragazzo che ha qualità e quando inizierà a mettere dentro condizione, sono convinto che anche lui mi piacerebbe utilizzarlo da mezzala, perché credo che sia una mezzala di qualità, questo mancino che riesce a rifinire, a concludere, e batte bene le palle inattive. È un ragazzo serio, è un ragazzo, lo ripeto, che mi piace per come si comporta e non vedo l'ora di averlo al 100%. Poi volevo chiederti a Perugia, naturalmente la pensare che arriverà il mio sabato, io ho avuto modo di osservare una Fiorentina amichevole all'inizio mese, devo dire la verità, è una squadra che comunque ha ottime individualità e anche dal mercato sono arrivati giocatori importanti, l'ultimo Falcinelli, cioè meglio di me. Volevo chiederti insomma come è stata una versione del genere, vedendo anche le sconfitte, hai puntato immagino anche sulla qualità dell'avversario e quindi in effetti è una squadra di valore, per me è una delle più attrezzate e più forti del campionato, quando hai a disposizione Iemmello, Falcinelli, Melchiorri, Buonaiuto e in avanti, poi non nomino gli altri sulla linea difensiva, centrocampo, una squadra forte, una squadra che ha grande valore, gioca a calcio, gioca bene. E loro arrivano da un pareggio casalingo, quindi vorranno subito riscattare e cercare la vittoria. È una squadra che ha grande qualità, sappiamo che contro queste squadre bisogna lavorare soprattutto quando non si ha la palla con grande attenzione. Se lo facciamo siamo capaci di limitare chiunque e dobbiamo continuare a fare così perché noi stiamo peggio di loro, giochiamo in casa e vogliamo cercare di riscattarci al più presto. Ti volevo chiedere di Burdock, nel senso che nell'ultima volta non abbiamo entrato, con Cortone ha giocato a fare solo una ventina di minuti, con il Sassuolo mi pare se non sbaglio che non abbia proprio giocato. Insomma, è un investimento della società, però non si è visto moltissimo in campo, almeno in questo inizio di stagione. Che giudizio hai del ragazzo? Nel senso, non si è ancora integrato con gruppo, non si è ancora ambientato nel calcio italiano, ha bisogno magari di un po' più di tempo rispetto agli altri? Ah, penso che il gol con la tua patria in Coppa l'ha fatto, è entrato bene, col Sassuolo è partito dall'inizio, è stato sostituito dopo. E in questo momento, come ho detto l'ultima conferenza, sono ragazzi al primo anno lontano dalla loro terra, dalla realtà dove erano abituati
particolare per me ha delle qualità straordinarie e in questo momento alterna alti e bassi che chiaramente vogliamo tutti siano solamente alti al più presto perché ha fisicità, ha qualità, ha struttura, ha corsa, però deve capire che bisogna dare il 100% soprattutto durante gli allenamenti. Quando si viene chiamati in causa bisogna cercare di dare sempre il massimo, lavorare per la squadra e non sempre per se stessi, ma questo è un percorso di crescita di un ragazzo del 98 che deve capire che bisogna alternare al 100% le due fasi e quando lo capirà penso che questo diventerà un giocatore di assoluto livello, di assoluto valore. E per me è ancora presto, è ancora poco il tempo per adattarsi a un cambiamento, penso, totale per le abitudini che aveva prima e quando riuscirà ad essere al 100% dentro questa realtà sono convinto che può fare bene. Grazie. Salve, una domanda, in previsione del turno che poi ci sarà entro la settimana, pensa di fare qualche cambio un po' di turnover, soprattutto nel quarto avanzato? Grazie. Ma penso che in queste partite ravvicinate per forza di cose bisognerà ruotare e cercare di avere gente fresca, gente pronta. Ne ho già parlato con i ragazzi, queste sono tre partite dove tutti bisogna farsi trovare pronti. Non penso soltanto nei tre davanti, ma anche in mezzo al campo, anche dietro. Sono partite ravvicinate, partite dove noi dobbiamo dare dal punto di vista dell'intensità il massimo, dobbiamo cercare di giocare a velocità elevate e quindi essendo partite così ravvicinate c'è bisogno di tutti. Adesso non so se alla prima, se alla seconda, ma qualche rotazione ci sarà e mi auguro che tutti i ragazzi che verranno chiamati in causa, anche quelli che entrano le prime tre giornate hanno giocato poco, e riescano ad accendere subito l'interruttore, a farsi trovare pronti e a fare grandi prestazioni. Ragusa ha fatto 25 minuti, si vede che non è ancora al top della condizione, sicuramente, un giocatore che potrà darti tanto. Ecco, lui in questa situazione c'è il Bidaui lo stesso che deve riprendersi, già che alterna magari cose positive a cose un po' meno positive. In realtà la comodanza che hai in attacco ora è relativa, di là hai detto dei problemi che ci sono. Cioè, c'hai tanti giocatori, però proprio forse tolto Federico Ricci, gli altri forse sono un attimo indietro. Sei d'accordo con me oppure è stato solamente un discorso di queste gare? No, è vero. Tanti non sono ancora al 100%, ma ripeto, per problemi fisici. Per recupero da alcuni infortuni e Bidaoui, sapete tutti, sono due settimane che ecco insieme agli altri compagni. Antonio Ragusa viene da una preparazione sì fatta con la squadra ma senza gare ufficiali, quindi per quanto riguarda il minutaggio è molto basso per quanto riguarda lui e vogliamo recuperarlo più presto. Infatti c'è stata l'occasione venerdì, l'abbiamo messo subito dentro, poi 20-25 minuti finali. Chiaro che non è al 100%, non può rendere al 100%, non può dare tutto quello che può dare e noi dobbiamo solo e esclusivamente cercare di portarlo a regime con gli altri il più presto possibile. E Delano abbiamo parlato prima, lo stesso DJ che può essere utilizzato da esterno d'attacco, da mezzala, perché ha uno spunto importante, però è gente che tra ambientamento, tra recupero da qualche situazione difficile a livello fisico, non è ancora al 100%, dobbiamo cercare di recuperarla al più presto, abbiamo bisogno di tutti. Lo stesso Jasi, che è un ragazzo che dà grossissima disponibilità, gioca esterno, gioca a prima punta, dà tutto quello che ha sempre, può sbagliare, può fare grandi prestazioni, può esaltarsi in certi momenti, però è un ragazzo che non ti tradisce mai. Per quanto riguarda un allenatore
questo è già un fattore molto molto importante. Speriamo di averli tutti al 100% più presto, perché oltre al fatto che dobbiamo cercare di accelerare e iniziare a fare punti importanti, e per fare prestazioni di un certo livello c'è bisogno di stare bene fisicamente, di non dico essere tutti al top della forma, però avvicinarsi a quello standard, perché le partite si vincono solamente stando bene. Più davvero di da qui ancora in ritardo, alterna momenti dove si allena a 200 all'ora, dove ne dribbla 3-4 da solo, ma non sta bene, non può dare il contributo che tutti speriamo, ma sta iniziando a crescere. Lo conoscete forse meglio di me, sì, lo conosco perché l'ho già visto in tante altre occasioni. È un ragazzo che nel nostro sistema di gioco, e come piace sviluppare a me la fase offensiva, non vedo l'ora di averlo al 100% come tutti gli altri, perché è imprevedibile, salta l'uomo, crea la superiorità numerica, può conquistarti punizioni, rigori, può crearti l'imprevedibilità che alle volte manca, e anche lui non vedo l'ora della loro disposizione, ma al top della forma. Grazie. Grazie.